Il progetto di legge 6489 presenta molte importanti differenze rispetto ad una legge regionale per noi inadeguata, come è stata la legge 24 del 2016. Differenze che indicano come la povertà sia apparsa ormai nella sua drammaticità, purtroppo, anche nella nostra regione. Questo progetto di legge per noi suona come la smentita di una politica insufficiente finora condotta. Dapprima negando l'esistenza del problema, le sue dimensioni, le sue caratteristiche e i suoi effetti sulla nostra società. Un progetto di legge che fa comprendere come la strada a suo tempo intrapresa dalla Regione e dal governo Renzi fosse evidentemente sbagliata. Un progetto di legge che modifica il RES, perché è dovuto cambiare lo strumento nazionale su cui si era innestato. Prima il SIA e poi il REI. Oggi questo progetto di legge, che si innesta sulle idee iniziali della nostra proposta del 2015, può invece aprire porte nuove. E lo fa perché ha cambiato l'assunto di partenza, che era diretto ad assistere per qualche tempo e con qualche risorsa chi è in maggiore difficoltà. Oggi cambiamo i beneficiari, una platea senza dubbio più ampia. Ma cambia anche l'obiettivo, che diventa, grazie al lavoro che da anni abbiamo compiuto in tale direzione ed anche al lavoro svolto per migliorare questo testo, un obiettivo finalizzato a dare autonomia e lavoro alle persone. La vera scommessa è sul come ci si riuscirà, perché non dobbiamo nasconderci che anni ed anni di operazioni condotte contro i nostri servizi per il lavoro, contro i centri per l'impiego, hanno reso sempre più deboli proprio queste strutture, che devono invece essere il principale mezzo per il rientro al lavoro, il principale strumento di inclusione e il naturale interlocutore delle imprese che cercano lavoratori. Non nascondiamoci che ha anche cambiato lo scenario nazionale ed oggi finalmente è a portata di mano la definizione di una misura per il Paese che possa dotare anche l'Italia di un vero strumento strutturale per il superamento della povertà. E quello che chiamiamo reddito di cittadinanza ci parificherebbe finalmente alle altre nazioni europee. Ed è in questo scenario modificato, grazie anche alle nostre proposte e ad emendamenti diretti ad individuare, punto fondamentale per noi, il superamento della soglia di povertà relativa come obiettivo di questo progetto di legge, che abbiamo chiesto di trasformare radicalmente i centri per l'impiego in servizi realmente efficaci e al centro delle misure, con la finalità di restituire autonomia e dignità alle persone. In questo quadro modificato il nostro voto favorevole diventa una scelta di speranza, ma non lo facciamo alla cieca, lo facciamo chiedendo che ci sia una netta inversione di tendenza rispetto alla gestione delle politiche per il lavoro e per la formazione. Intervengo anche per quanto riguarda l'ordine del giorno, in particolare gli emendamenti che sono stati presentati dalla maggioranza, specificando che accetteremo l'emendamento numero 1, l'emendamento numero 2 e l'emendamento numero 3. Nei fatti non portano migliorie, ma sono volte, a nostro avviso, a stravolgere completamente le nostre richieste, ma soprattutto l'emendamento 2, dove si dice che il RES nella prima versione è una misura universalistica, in realtà non è così, e siccome lo stiamo rivedendo, evidentemente era una misura che non era sufficiente. Mentre l'emendamento 3 si dice che il reinserimento lavorativo e sociale era previsto nel RES ed è un'affermazione sbagliata, perché questo era presente nel REI nazionale. Quindi questi due emendamenti noi non li accetteremo.